Scusatemi, che non riusciva ad entrare però. Presidente, la registrazione è attivata, posso chiamare? Non c'è la dottoressa Megna, che aveva problemi. Allora. Rinviamo l'invito. Allora, l'invito l'ho già inviato, posso chiamare l'appello? Dottoressa, esco un attimino e la contatto perché a quanto ho capito ha problemi a connettersi. Un attimino. Ma non si era collegata. Allora, Rossella, il consigliere Megna è già Presente, entrato. dottoressa, sono ho avuto un problema con la connessione. Aspetta. Chi sono i consiglieri che devono... Dottoressa, mi sente? Sì, ti sentiamo, almeno io ti sento. Ok, perfetto, scusate, adesso ci sono. Ne manca solo uno, Galioto. Ma veramente io sono qua, dottoressa. Ah, cioè, allora ci siete tutte. Procediamo all'appello, dottoressa. Va bene, allora sono le 10:45. Sì, del 17 settembre. Perfetto. Armetta. Presente. Costantino. Presente. Cusimano. Consigliere Cusimano. Oh, ma non risponde. Andiamo avanti. Assente. È al momento sì, anche se è collegato, però non risponde, quindi assente. Galioto. Presente. Ottuso. Presente. Fiore. Presente. Megna. Presente. Puma. Buongiorno. Buongiorno. Puma. Puma. Ferdinando Cusimano, vabbè, lo mettiamo, finisca l'appello prima. Sicuramente avrà difficoltà nel Consigliere collegamento. Puma. Puma. Non c'è collegato. Non Assente. è... Sandovalle. Presente, io sono, presente. Puma. Sandovalle presente. Presente, mi sente? Sì. Sì. Scaffide. Presente, buongiorno a tutti. Cortesemente mi fate notare quando rientrano Cusimano e Puma. Allora, lei finisca l'appello. Sì, è finito l'appello. Vedo il consigliere Puma. Sì, anche Ferdinando, però finisca l'appello prima, dottoressa, se no ci confondiamo. È Puma finito, presente, ok. Puma Allora, alle presente. 10:47 hanno scritto presente Ferdinando Cusimano. E Puma è pure presente, quindi questo lo scrivo alle 10:47, scusi, 10:48, prima nominiamo chi è Sandovalle finito. presente pure. Ok, però Cusimano prima, ok, presente. un attimo solo, dottoressa Lobocchiaro, facciamo una cosa, nominiamo, no, quanti sono i presenti all'atto dell'appello, se no ci confondiamo. Allora, l'appello 8. Hanno risposto 8, ok. Sì. Nomino scrutatori, consiglieri che nel frattempo sono rientrati, Puma, Cusimano,
e Galioto. Quindi alle 10.48 entrano e nomino scrutatori consiglieri Puma, Cusimano e Galioto. Se non ci sono osservazioni al riguardo. No. Cioè, no. Scusate. Premio. Prego, tesoro, che è successo? No, no, ho detto io no che non c'entrava. Scusate. Prego, non si preoccupi. E allora devo dare una comunicazione, aspettiamo ancora, vi chiedo, stamattina è venuto il consigliere Gottuso che ringrazio, per alcune firme da apporre, Megna, Armetta, Sandovalli e Costantino, i consiglieri, quando avete la possibilità vi sarei grato. Presidente, non si sente più. Allora, lo ripeto di nuovo, sarei grati ai consiglieri Megna, Armetta, Sandovalli e Costantino. Mi sentite? Sì, sì. Ok, se si recano qui presso la sede a firmare alcuni atti. Va bene. Parola, chiede la parola, ho visto. Allora, Sandovalli presente, chiede parola Sandovalli, consigliere Sandovalli, siamo sulle comunicazioni, prego. Aveva chiesto la parola pure Puma. Che io non ho visto. Presidente. No, Puma no, Puma no, ha chiesto parola Sandovalli, prego Sandovalli. Presidente, mi sente presidente? Sì, la sento. Oggi ci sono problemi di linea purtroppo. Sì, sì. Capita. Ascolti, intanto buongiorno a tutti, buongiorno. Volevo ricordare a questa amministrazione che sono stati svuotati i cassonetti, diciamo, della circoscrizione, della settima circoscrizione, anche ieri e stamattina quelli dell'Aranella finalmente, ma forse si saranno dimenticati a fare un ulteriore passaggio, che è quello della pulizia e della sanificazione. Pulizia e sanificazione delle strade e dei contenitori, perché mi creda presidente, all'Aranella non si respira, quindi sollecitano in maniera veramente incisiva questa amministrazione a sistemare il prima possibile, a disinfettare, a pulire le strade, soprattutto dove c'è di fronte la Sicur Transport e all'Aranella che c'è una fermata d'autobus. E quindi è stata, diciamo, strapiena di spazzatura, e quindi bisogna pulirla e disinfettarla. Quindi questo è quello che volevo dire in tutta la settima circoscrizione, non solo all'Aranella. Grazie. Consigliere Sandovalli, io almeno io l'ho sentito ad intermittenza, non so se è un problema mio. Ho un problema di linea che riguarda tutti, dottoressa Lobocchiali. Quindi ripeto in maniera sbrigativa. No, vediamo, provo, magari sì. Lei riesce a sentirmi. Se ho capito sì. Bene, manca ancora il sistema di sanificazione nella borgata René. Presidente, non la sento più, presidente. Passano pedoni, che è una zona più transitata. Lì in particolare, ma per tutti gli ambiti territoriali, lei continua a chiedere la sanificazione, giusto? Sanificazione e pulizia della strada, c'è l'aria irrespirabile, presidente, è qualcosa di veramente vergognoso. Ok, volevo fare una riflessione in merito. Io già mi ero attivato nel momento in cui, e l'ho fatto anche ieri, se ricordate, è acquisito anche il registro. Presidente, si sente a tratti, non si riesce a seguire. Non solo che si puliscano le aree, che si diciamo tolgano i rifiuti, ma è necessario anche pulire le aree con una dovuta apposita sanificazione, utilizzando dei disinfettanti, perché lì si va a confluire uno scolo dovuto, diciamo, all'accumulo dei rifiuti che si è consumato nelle giornate antecedenti. All'indirizzo di ciò avevo già fatto un'email a RAP dicendo questo, proprio ponendo in essere la necessità di effettuare una sanificazione e pulizia delle aree pertinenti tutte le postazioni dei contenitori nel territorio della settima circoscrizione. Quindi non posso che condividere questo,
diciamo, come dire, sollecito l'amministrazione affinché proceda, anche se Presidente, non si sente bene. Che ci stanno procedendo per fasi. La prima fase vede liberare il territorio dai rifiuti. La seconda fase probabilmente vedrà la sanificazione, anche se io ritengo che sia necessario farla in maniera correlata, la sanificazione delle aree che sono state interessate dallo scolo di questi giorni dei rifiuti che lì si insediavano. Presidente, scusi se la interrompo, soprattutto dove nelle fermate che c'era la spazzatura proprio sopra le panchine, quindi è quella che devono sanificare il prima possibile, perché a momenti, anzi, è già iniziata la scuola e i ragazzi giustamente hanno bisogno, diciamo, di questa... c'è un disagio. Grazie. Okay, grazie a lei. Mi sente, dottoressa Robocchiaro? No, poco fa non si sentiva più niente, si sente a tratti. Lo so, anch'io ho problemi oggi di linea. Quindi, verbali delle sedute precedenti, possiamo procedere? Va bene. Presidente, posso chiedere, certo, la parola? Certo, certo. Prego, consigliere Cusimano. Sì, grazie. Siamo ancora sulle comunicazioni, prego. Sì, grazie, grazie. Presidente, ho sentito già dall'inizio della seduta che lei ha richiamato alcuni consiglieri per la firma di alcuni documenti amministrativi, forse relativi alle sedute di consiglio. Presidente, mi perdoni, ma non è rivolto a lei, ma chi gestisce la parte amministrativa della circoscrizione forse un attimino deve rivedere alcune procedure. No, non è un optional la firma digitale. La firma digitale per legge va apposta ai documenti. Quindi, tra l'altro, la firma digitale sui documenti evita il contatto tra le persone. Vorrei ricordare, tra l'altro, che siamo ancora in stato di emergenza sanitaria. Quindi questo non ci deve pensare che è ritornato tutto alla normalità. Invito il presidente di circoscrizione a far sì che vengano rispettate le leggi dello Stato italiano e quindi che vengano utilizzate che venga utilizzata la firma elettronica sui documenti e non la firma cartacea. Poi un'altra cosa. Visto che vi recate presso gli uffici della circoscrizione, giornalmente vengono sanificati gli uffici della circoscrizione secondo quanto previsto dai vari DPCM e normativa di riferimento. Poi io avevo chiesto diversi mesi fa la copia del documento di valutazione dei rischi o eventualmente, visto che lavorano diverse aziende presso l'ufficio della circoscrizione, il documento di valutazione dei rischi correlati. Perché proprio a seguito di questa pandemia credo che si siano state apportate delle modifiche. E se non sono state apportate delle modifiche, io comunque desidero avere questo documento. Io ritengo che da consigliere di circoscrizione sia legittimo chiedere copia dei documenti. Poi un'altra questione. Sarebbe opportuno, visto che la responsabilità politica dell'amministrazione comunale in riferimento ai rapporti con la municipalizzata RAP ce l'ha l'assessore Marino, io le ribadisco la necessità di parlare con l'assessore Marino, che è il nostro riferimento politico, quindi è eventualmente a lui che dovremmo fare pressioni
affinché la RAP ritorni a svolgere un'attività normale sul territorio cittadino. Poi, a seguito della discussione che abbiamo avuto ieri con il dirigente della RAP, le faccio formalmente richiesta del nuovo contratto di servizio che la RAP ha stipulato con il Comune di Palermo, visto che sul sito istituzionale della RAP non è stato pubblicato. Io ritengo che anche l'assessore Marino dovrebbe averne copia di questo contratto di servizio. Grazie. Dottoressa? Presidente, non si è sentito niente quello che ha detto. Io pure. Ho sentito ora la copia del contratto di servizio con RAP e di questo già mi attivo al fine di avanzare questa richiesta all'azienda. Non ha sentito nulla lei, dottoressa Robocchiaro? No, cosa mi ha chiesto a me? Dottoressa Robocchiaro? Sì, non ho sentito però. Mi dica. Io lo facciamo ripetere magari sinteticamente, consigliere Cusimano, siccome ora è tornata... Presidente, ascolti, io l'ho sentito tutto e ho preso appunti delle cose che vuole il consigliere Cusimano. Appena finisce la seduta gliele mando per iscritto. Cioè, le rimando a lei per iscritto, le dico quali sono tutte le richieste del consigliere Cusimano. Sono un po' chiaro, non sento. Non lo so come posso fare io a comunicargliele. Dico, io ho preso appunti di tutto quello che ha chiesto il consigliere Cusimano, perché si è sentito bene. Pronto? Si è scollegato il presidente. Ora di nuovo si sta ricollegando. Dottoressa Robocchiaro? Sì, presidente. Diceva? Dicevo che quello che ha detto il consigliere Cusimano... Ora la sento. Si è sentito bene. Ok. Quindi appena finisce la seduta io... Mi rappresento. Mi rilevo di tutto quello che ha chiesto. Va bene, chiaro, grazie. Prego. E allora, Puma, Cusimano, Galioto sono gli scrutatori e sono presenti, giusto? Sì. Galioto, Puma, manca Puma forse, un attimo, manca Puma, allora sostituiamo Puma, quindi... Presidente, posso dire una cosa? Prego. So che ci sono alcune del mio gruppo lì in circoscrizione. Se per favore li può fare fermare e appena finiamo il consiglio io avrei bisogno di parlare con loro e con lei. Ora verifico se sono qui. Sì, sempre per quel fatto del verbale. Quindi se per cortesia li ferma. Va bene. Appena finisco faccio una videoconferenza con voi. No, io vado via. Che c'ho... Lei deve andare via. Va bene, proceda. Presidente, non ho sentito niente. Va bene, poi ci sentiamo al telefono. Telefono. Va bene. Io non so se lei sta parlando, ma non si sente nulla. No, non sto parlando. Ah. È pronta, dottoressa Robocchiaro, per i verbali? Ah, sì. Possiamo procedere. Va bene.
Scusate, non sento nulla. Ma la dottoressa è uscita. Presidente, mi sentite? Sì, la dottoressa non c'è più, Alessandro. Non la vedo più in linea. Ok, pensavo non mi sentisse. Presidente, ci sei? Ma tu sei un po' chiaro? Non c'è il tuo un po' chiaro, presidente. Non risulta online. Pronto? Pronto? Perché sono... Non si sente, Costantino. No, senti. Era sì, è qua Costantino, ma la dottoressa Lobocchiano non c'è. Non c'è. Che famo? Aspetta che la chiamo. Aspettate un attimo, consigliere. Ma così come si fa? Ma... Come si... Qua, è rientrata. Pronto? Dottoressa Lobocchiano, dove è andata? Io non so stamattina quello che sta succedendo. Vabbè, pure problemi di linea, anche a me capita. Procediamo, dottoressa. Sì. Allora, incominciamo da questo che è già aperto. Allora, verbale del 19/5/2020. Il giorno 2020, il giorno 19 del mese di maggio alle ore 10:39 in Palermo, nel rispetto dei criteri e del funzionamento approvati con determina del sindaco numero 47 del 24/3/2020 in collegamento telematico mediante videoconferenza convenzionalmente nell'aula consiliare civica. Ma voi mi sentite? Sì, dottoressa. No, pensavo di essere uscita di nuovo in collegamento telematico mediante. Vabbè, tutta questa parte la salto. E il presidente Fiore invita l'esperto amministrativo Giuseppe Lobocchiano, nella qualità di segretario del consiglio circoscrizionale, a procedere all'appello nominale dei consiglieri. Risulta presente il presidente Fiore, risultano altresì presenti i consiglieri Armetta, Costantino, Cusimano, Galeotto, Cottuso, Puma, Sandovalli, Scaffide. Constatata la presenza del numero legale, il presidente Fiore dichiara aperta la seduta e con l'approvazione unanime del consiglio nomina scrutatori i consiglieri Galeotto, Cusimano e Puma. Il presidente apre i lavori ringraziando il vice sindaco dottor Fabio Giambrone e l'assessore Giusto Catania per la loro presenza in videoconferenza e riferisce che tra i vari argomenti che si affronteranno principalmente si parlerà della pedonalizzazione della borgata di Mondello. Lo stesso sottolinea che il ragionamento già incardinato dall'amministrazione, avendo avuto anche modo di partecipare ad alcune riunioni già fatte in videoconferenza con i commercianti, di cui ha già informato tutto il Consiglio. Il presidente Fiore prosegue facendo i complimenti all'assessore Catania per la videoconferenza svoltasi il giorno precedente sulla mobilità e sulla mobilità sostenibile, anche in tema di pedonalizzazione, che ha seguito con molto interesse e anche a coloro i quali hanno presieduto alla riunione in maniera encomiabile, con suggerimenti ed osservazioni che aprono alla riflessione e alla contestualizzazione delle problematiche a livello territoriale per una borgata come quella di Mondello, così come per le altre borgate marinare, le quali meritano particolare attenzione. Alle ore 10:41 entra in videoconferenza il consigliere Megna. Il presidente, tenuto conto degli impegni istituzionali manifestati dal vice sindaco e dall'assessore Catania, invita i consiglieri a essere mirati e concisi nei loro interventi. Chiede la parola il vicepresidente Costantino, il quale lamenta il poco tempo concesso ai consiglieri nel fare i propri interventi. Il presidente Fiore rassicura il vicepresidente Costantino dichiarando che quando si allontanerà il vice sindaco, l'assessore Catania probabilmente continuerà a partecipare alla videoconferenza e sottolinea
sottolinea che determinate tematiche da trattare riguardano proprio il suo mandato e sono di competenza del suo assessorato. Interviene l'assessore Catania, il quale però comunica di essere anch'esso impegnato con il vice sindaco, in quanto sono invitate a una seduta di giunta. Per snellire i tempi, il presidente Fiore dichiara di rinunciare al suo intervento e dà la parola direttamente ai consiglieri. Il vicepresidente Costantino, in merito alla pedonizzazione di Mondello, chiede al vice sindaco e all'assessore di illustrare questa iniziativa, in quanto anche se è organo decentrato, che al di là del colore politico ha sempre dimostrato di essere proiettato a portare beneficio alla collettività in piena collaborazione con l'amministrazione comunale, ad oggi non ha nessun documento a disposizione tranne le narrazioni del presidente Fiore riferite per somme capi relativamente a quanto discusso all'amministrazione attiva nelle varie riunioni in videoconferenza, e conclude affermando di ritenere necessario il contributo dei consiglieri della settima circoscrizione alla pedonalizzazione e pertanto chiede che il consiglio venga reso partecipe e parte attiva in questo progetto che porterà sicuramente al beneficio di tutta la città. Prende la parola il presidente Fiore, il quale puntualizza il fatto che da un excursus delle proporzioni dettate dai commercianti, mentre evidenzia che il vicepresidente Santino chiede ai presenti di descrivere per ciò che è possibile i provvedimenti che riguardano la pedonizzazione di Mondello. Si dà la parola al consigliere Cottuso, il quale in accordo con il vicepresidente Costantino in relazione alla pedonizzazione di Mondello chiede all'assessore Catania e al vice sindaco di descrivere le proposte avanzate alla pubblica amministrazione, precisando ed avanzando però prima alcune proposte che ritiene debbano essere prese in considerazione. E lo stesso alla luce del fatto che a quanto pare la volontà della pubblica amministrazione è di pedonalizzare tutto l'asse viario di Viale Regina Elena, ovvero la piazza Vardesi fino alla piazza di Mondello, progetto supportato anche dall'apertura della via Palinuro, dichiara di non essere assolutamente d'accordo, essendo dell'avviso che non possa funzionare. Nell'ottica di questo e di quanto riportato il consigliere Cottuso, visto che con l'apertura della via Palinuro in un certo tratto saranno presenti numero 3 assi viari, ovvero via Regina Elena, via Principe di Scalea e la via Palinuro, 2 possono rimanere d'entrata e di uscita per Mondello, nello specifico la via Principe di Scalea e la via Palinuro, mentre il tratto di via Regina Elena, compreso tra il Ballo e Turing fino alla via Teti, potrebbe essere pedonalizzabile perché si assicurerebbe la mobilità da e per Mondello. Consigliere, scusate, ma mi sentite? Sì, io la sento, ad intermittenza, ma la sento, io la sento. Allo scopo di avvalorare il suo disaccordo per la pedonizzazione di tutto l'asse viario di Viale Regina Elena e l'istituzione del doppio senso della circolazione in Viale Principe di Scalea, prosegue facendo rilevare che a causa di questi provvedimenti un certo tratto diventerebbe zona a traffico limitato, per cui tutti i soggetti commercianti che dovranno recarsi oltre la piazza di Mondello dovrebbero richiedere dei passi a discapito delle attività produttive ubicate oltre la piazza che verrebbero ostacolate. E viene concessa la parola al consigliere Cusimano, il quale prima di tutto ringrazia il presidente Fiore che ha accolto la sua richiesta di avere in aula il vice sindaco e l'assessore per trattare un tema importante come la pedonalizzazione di Mondello. Continua dichiarando che il suo gruppo politico è aperto e disponibile a qualsiasi innovazione, anche a cambiamenti drastici, purché all'interno della pedonalizzazione i servizi funzionino e come
hanno funzionato del resto in tutta la città, che sono state pedonalizzate, e chiede all'assessore Catania di studiare un sistema di interconnessione migliore tra i parcheggi presenti e il bike sharing e il car sharing, in modo che tutta la mobilità sia intercorsa, migliorando la rete urbana per consentire a tutti i cittadini che si recheranno a Mondello di poter godere degli spazi pubblici nel migliore dei modi. Ci prende la parola il presidente Fiore, il quale dichiara di avere chiesto in relazione al rilascio dei passi dei residenti tramite l'invio di una nota all'assessore Catania e al dottore Bucato, al fine di evitare gli assembramenti nella sede della circoscrizione, allo scopo di non arrivare al 1° giugno impreparati alle numerose richieste che già molti residenti cominciano ad inviare per il rilascio dei passi, per evitare che i soggetti che necessitano dei passi in discussione siano multabili e anche per snellire l'iter burocratico e non caricare la sede della circoscrizione di ulteriore lavoro ed incombenze. Se si potesse istituire uno sportello online che permetta a coloro che hanno avuto rilasciato il pass l'anno scorso, e specialmente per coloro che non hanno subito modifiche in termini di rilascio, di accedere ad uno sportello passi online o in alternativa all'invio tramite posta degli stessi. Interviene la consigliera Megna, la quale augura il buongiorno e ringrazia l'assessore Catania e il vice sindaco per la loro presenza. La stessa prosegue dichiarando di conoscere nello specifico le intenzioni dell'amministrazione comunale, soprattutto per ciò che concerne la risoluzione della problematica legata ai parcheggi, con la conseguenza inevitabile di un'amplificazione dei servizi pubblici sia per la borgata di Mondello ma anche per le altre borgate marinare come quella di Sferracavallo, nella quale il problema dei parcheggi è presente da molto tempo. La consigliera Megna conclude esprimendo il suo dispiacere, il suo disappunto per non essere stata coinvolta con il resto dei consiglieri della 7ª circoscrizione nella riunione che riguardava questi provvedimenti, in quanto i suggerimenti provenienti e proposti dai consiglieri della 7ª sarebbero stati di grande utilità per migliorare lo stato delle cose. Si dà la parola al vicepresidente Costantino, il quale, anche se non è un argomento all'ordine del giorno, vuole segnalare al vice sindaco che da più di 20 giorni la 7ª circoscrizione è priva di servizio idrico, con la conseguenza dell'impossibilità del personale di recarsi in sede. Lo stesso comunica che il dottore Brucato aveva comunicato la volontà di attingere a dei fondi di emergenza per risolvere il problema, ma fino ad oggi non si è risolto niente. Interviene il vice sindaco, il quale chiede qual è il problema. Risponde il vicepresidente Costantino, che specifica che il problema riguarda un guasto al quadro elettrico che non permette la funzionalità dei motori dell'acqua. Interviene nuovamente il vice sindaco, il quale comunica il suo immediato interessamento alla fine della seduta, affinché il problema venga risolto al più presto possibile, consultandosi anche con la AMG. Il presidente Fiore, non essendo certo interventi da parte dei consiglieri, lascia la parola al vice sindaco Giambrone, il quale augura il buongiorno a tutti presenti e ringrazia il presidente Fiore per l'opportunità di questo importante incontro, rammaricandosi del fatto che alle ore 11:30 dovrà lasciare la videoconferenza per recarsi in giunta. Lo stesso inizia il suo intervento rispondendo al vicepresidente Costantino e comunicando che ha appena parlato con il direttore generale dell'azienda MG, il quale gli ha comunicato di aver inviato una squadra in circoscrizione per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico. Il vice sindaco Giambrone prosegue il suo intervento dichiarando che, anche se con tante difficoltà finalmente si è superata la fase 1 del Covid, nella quale l'amministrazione è stata molto impegnata nel fronteggiare questa emergenza molto seria, finalmente si è passati alla fase 2,
2, che però purtroppo è altrettanto delicata e problematica, ma nella quale vi è la volontà di far ripartire tutti quegli interventi differiti, tra i quali la pedonizzazione di Mondello. In merito ad essa, il vice sindaco Giambrone comunica che con i colleghi assessori si è deciso, ritenendo che questa sia la strada giusta, di convocare una prima riunione con i commercianti per promuovere quella partecipazione che ritiene necessaria affinché il provvedimento abbia un esito positivo, per poi in seguito convocare una seconda riunione con le associazioni di categoria ed infine, dopo aver fatto queste comunicazioni rispetto ad un tema così delicato, nel massimo rispetto istituzionale delle circoscrizioni, per non trascurare nessuno, vuole coinvolgere appunto le circoscrizioni, dando ragguagli della propria e della proposta finale. Alle ore 11:15 esce dalla videoconferenza il consigliere Armetta. Il vice sindaco Giambrone conclude dichiarando che il suo intento, come quello di tanti e di tutti i soggetti coinvolti nella pedonizzazione di Mondello, tra i quali l'assessore Pianpiano, l'assessore Catania, l'assessore Marino, l'assessore Prestigiacomo, è quello di dover affrettare l'adozione dei vari provvedimenti al fine di tutelare la salute dei cittadini e per migliorare la mobilità di questa borgata così importante. Alle ore 11:17 esce dalla videoconferenza il consigliere Puma. Il vice sindaco Giambrone lascia la videoconferenza e saluta tutte, annunciando che l'assessore Catania rimane presente in videoconferenza, entrerà nei dettagli di questo provvedimento. Il presidente Fiore lascia la parola all'assessore Catania esprimendo i suoi complimenti per la riunione sulla mobilità, nella quale a suo parere vi è stata la presenza di soggetti di alta levatura e competenza. Interviene l'assessore Catania, il quale ringrazia tutto il consiglio e i dipendenti comunali che lavorano con grande sacrificio in questa nuova modalità lavorativa che ha imposto un cambiamento nello stile di vita e nelle abitudini alle quali eravamo avvezze. Lo stesso, in relazione alla pedonizzazione di Mondello, chiarifica che il coinvolgimento di esperti, assessori di altre città, operatori e dirigenti di altri comuni d'Italia, come anche di un gruppo del CNR di Roma, che hanno partecipato alle riunioni, ha come fine di guardare il quadro complessivo e di trovare le soluzioni più appropriate in relazione ad un provvedimento così complesso e peculiare. L'assessore Catania prosegue dichiarando che sulla base di un'opinione condivisa da tutti, anche dal presidente Fiore, nella riunione interlocutoria che si è svolta la settimana precedente, l'obiettivo dato a questo provvedimento è quello di liberare gli spazi mettendoli a disposizione dei cittadini al fine di migliorare la loro convivenza con il Covid-19, per sconfiggere l'inquinamento limitando le emissioni inquinanti che sicuramente danneggeranno il sistema respiratorio. Sulla base di quanto detto, l'assessore Catania ritiene necessario che tutti i provvedimenti e le scelte che si attueranno in futuro e siano ascritte in questo scenario, e per questa ragione reputa altresì che il tema degli spazi ecologici sarà all'ordine del giorno. Proseguendo nell'intervento, lo stesso specifica che a suo parere la pedonizzazione di Mondello sia un provvedimento obbligatorio e, riferendosi alla dissertazione del consigliere Cottuso, ritiene che gli siano state date delle informazioni errate sui dibattiti svolti. L'assessore Catania specifica che, alla luce dello sblocco del cantiere di via Palinuro, la tesi prevalente era limitare il transito veicolare con la pedonizzazione totale da pa- eh, la
la parte che va dal lungomare e fino a Via Tete e di istituire una zona a traffico limitato con transiti contenuti in giorni ed orari prefissati, organizzando dei transiti in modo mirato per la Piazza Mondello a tutela delle attività economiche che si trovano oltre la piazza. Lo stesso ribadisce che a suo parere questo provvedimento, che sicuramente avrà un tempo di verifica con la possibilità di effettuare delle modifiche e revisione alle fine di migliorarlo qualora ce ne fosse la necessità, è importante per due motivi. Uno, liberare ed aumentare gli spazi per la pedonalità al fine di mantenere la distanza di sicurezza necessaria alla convivenza contro il virus. Due, dare inizio ad un'operazione di tipo economico-commerciale a tutela dei commercianti, che consente di liberare dal traffico veicolare gli spazi esterni, alla luce del fatto che l'utilizzo degli spazi interni e delle attività è limitato dalle disposizioni emanate a causa del Covid-19. L'assessore Catania, nell'ottica di quanto riportato, evidenzia che la pedonalizzazione di Mondello comporterà sicuramente la riorganizzazione del servizio trasporto pubblico e delle navette gratuite per Mondello, ma annuncia che alla luce disposizioni emanate a causa del Covid-19 in relazione alla distanza e sicurezza da mantenere e quindi al numero di persone che possono usufruire del mezzo pubblico, è un servizio che deve essere rivisto nella totalità. Per ciò che concerne il rilascio dei passi, l'assessore Catania comunica la volontà da parte dell'amministrazione centrale di trovare le soluzioni migliori possibili, ritenendo che il ripristino della zona ZTL e l'istituzione delle zone a tariffazione siano le più efficaci e vantaggiose. Prende la parola il presidente Fiore, il quale chiede all'assessore Catania, in risposta all'intervento del consigliere Megna, quale sia il suo orientamento rispetto ai parcheggi di Sferracavallo e al loro potenziamento. L'assessore Catania ritiene che ciò che si sta prevedendo per la borgata di Mondello debba essere fatto anche per la borgata di Sferracavallo, ma con una riflessione apposita e mirata. Alle ore 11:24 esce dalla videoconferenza il consigliere Sandovalle, presente 7. Prende la parola il presidente Fiore, il quale ricorda che nella riunione si è parlato anche della possibilità di usufruire con partecipazione tra pubblico e privato del trenino elettrico, e chiede ragguagli in merito all'assessore Catania. Alle 11:26 esce dalla videoconferenza il vicepresidente Costantino. L'assessore Catania risponde che, anche se la proposta è partita dallo stesso, evidenzia che il trenino elettrico non svolge un servizio di trasporto pubblico e che questa operazione implica una modifica delle relazioni contrattuali con la regione siciliana, che risulta molto complessa, ma comunica la sua volontà nel trovare la soluzione affinché questa iniziativa abbia un punto di inizio. Alle ore 11:28 esce dalla videoconferenza il consigliere Galeotto. Interloquisce nuovamente il consigliere Coltuso, il quale, rispetto alla pedonalizzazione di tutta la via Regina Elena e l'istituzione della zona ZTL a Mondello per limitare il traffico privato, ribadisce il suo dissenso, in quanto a suo parere il traffico privato aumenterà proprio perché i mezzi pubblici non avranno più la capienza di prima e quindi necessariamente il mezzo privato verrà sempre più utilizzato. Lo stesso evidenzia il fatto che è sempre stato d'accordo alla creazione di spazi all'aperto e di zone pedonali, e a testimonianza di ciò comunica di aver istituito nel 2008 il primo tratto pedonale di via Regina Elena, ovvero il tratto tra e da viale Principe Umberto e viale Principessa Giovanna, ma in questo caso era presente una via alternativa, così come ha ottenuto la zona pedonale in via Cola Pesce,
che però era una via senza uscita, mentre nella fattispecie della creazione della zona pedonale da Piazza Valdesi fino a Via Teti, ritiene il provvedimento studiato inutile e dannoso perché creerà un enorme caos nell'asse principale, nell'asse viale Principe Umberto, alla luce del fatto che la via Palinuro non è lunga quanto viale Principe Umberto, ma arriverà fino a viale Galatea, quindi ci sarà un enorme caos e aumenta il traffico. Scusa se la interrompo, c'è un errore, sì. Non è viale Principe Umberto, ma è viale Principe di Scalea, quindi deve correggere viale Principe Umberto con viale Principe di Scalea. Sì, lo faccio subito. Allora, Umberto è Principe di Scalea. Se viale Principe Umberto è viale Principe di Scalea. Sì, Scalea. Già fatto. Quindi, alla luce del fatto che la via Palinuro non è lunga quanto viale Principe, quindi questa diventa di nuovo di Scalea, giusto? Sì, non è lunga quanto sì. Viale Principe di Scalea, perché arriva fino a Viale sì. Galatea. Principe di Scalea. Viale Principe di Scalea è quell'asse viario parallelo a Viale, diciamo quasi parallelo a Viale Regina Elena. Ho capito. Viale Principe Umberto è una traversa di Via Regina Elena. Sì, ma arriverà fino a Viale Galatea. Quindi ci sarà un enorme caos e aumento di traffico con la conseguenza dell'aumento delle polveri sottili. Pertanto invita l'assessore a rivedere qualche sua posizione per cercare di armonizzare un sistema di mobilità in modo che non si siano, che non si creino, che non si creino caos all'asse viario. Rendendolo e rimanga vivibile nel territorio. Il consigliere Gottuso, per ciò che concerne invece il rilascio dei passi, comunica all'assessore la presentazione di una mozione nella quale chiede la sospensione per quest'anno delle soste tariffate, sia per Mondello che per Serracavallo, in quanto ritiene che sarà impossibile riuscire a dare materialmente ai cittadini questi passi in tempi rapidi, ricordando che l'ordinanza inizia dal 1 giugno, praticamente alle porte e fino al 30 settembre. E risponde l'assessore Catania, il quale comunica di rispettare le posizioni politiche del consigliere Gottuso, ma non necessariamente d'accordo con le stesse. Alle ore 11.36 esce dalla videoconferenza il consigliere Gottuso. Il presidente Fiore ringrazia per la sua disponibilità e congeda l'assessore Catania. Alle ore 10.38, mentre il presidente Fiore si accinge a proseguire i lavori d'aula con la proposta di sostituire dei consiglieri Pum e Galeotto nella qualità di scrutatore, lo stesso si accorge della mancanza del numero legale e ne chiede la verifica. Il segretario procede quindi all'appello nominale. Risultano presenti, oltre al presidente Fiore, i consiglieri Cusimano, Megni e Scaffidi, presente 4. E vista la mancanza del numero legale, la seduta è dichiarata chiusa. Ok. Se non ci sono osservazioni al riguardo, accertandomi preventivamente della presenza degli scrutatori in Cusimano che vedo, Galeotto pure, Sandovalli altrettante, ok? Si procede alla votazione dell'atto per appello Sì. Allora, Armetta. Favorevole. Costantino. Favorevole. Cusimano. Favorevole. Galeotto. Favorevole. Galeotto. Sì. Gottuso. Favorevole.
Fiore. Favorevole. Megna. Assente. Puma. Assente. Sandovalle. Presente. Favorevole. Sì, dottoressa, presente e favorevole. Caffide. Scaffide. Assente. Assente. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 presenti, 7 favorevoli. Allora, il consiglio approva l'unanimità dei presenti. Presidente. Dottoressa Lobocchiaro? Sì. Se mi conferma, viene meno il numero legale. Sì. Chiamiamo l'appello. Chiamo l'appello. 11:34. Allora, 11:34. Armetta. Presente. Costantino. Assente. Cusimano. Presente. Assente. Galeotto. Assente. E Gottuso. Assente. Fiore. Presente. Megna. Assente. Puma. Assente. Sandovalle. Assente. Scaffidi. Assente. Fino al 2007. Constatata la mancata presenza del numero legale, se non va dato, se mi conferma lei, sì, dottoressa Lobocchiaro, 3 presenti. 2012. Sì, 3 presenti e 7 assenti. E la seduta è chiusa, 11:35. Buona giornata. 11:35. Buona giornata. Buongiorno. Il pensionamento, quindi la vado a salutare e mando i saluti del consiglio. Buona giornata a tutti. Buongiorno. Buongiorno consigliere Cusimano. Sì, dottoressa, appena ferma la registrazione, poi le volevo chiedere una cosa. Allora.